L'ultimo e la compagna Jacqueline Luna di Giacomo sono in dolce attesa. La coppia ha fatto sapere di aver deciso di abbandonare l'Italia per un po'. Il cantante romano Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna di Giacomo sono in dolce attesa del loro primo figlio insieme. La coppia ha fatto sapere poche ore fa ai rispettivi fan di aver deciso di abbandonare l'Italia per un po' di tempo. Dalle immagini che hanno condiviso poi sui social sembrerebbe che abbiano deciso di far nascere il loro bambino negli Stati Uniti. Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo si trasferiscono a New York. Il bambino avrà la doppia cittadinanza. Ultimo e la compagna Jacqueline Luna di Giacomo sembrano aver deciso di far nascere il loro bambino, il cui nome dovrebbe iniziare per E. Negli Stati Uniti, la coppia è volata a New York alcuni giorni fa e da poche ore hanno condiviso le loro prime storie svelando di essere, in effetti, nella grande mela. Niccolò ha pubblicato delle foto a Times Square, mentre la sua dolce metà ha mostrato il loro appartamento all'alba. Sul profilo del cantante romano qualche giorno fa era apparso uno scatto in bianco e nero insieme alla sua fidanzata. Stretti in un abbraccio i due hanno detto addio all'Italia per un po', annunciato ai loro fan che sarebbero partiti. Soltanto ore dopo hanno svelato la loro destinazione. Questo sembra essere un periodo che la coppia sta vivendo i mesi della gravidanza benissimo, nonostante spesso ci sia spazio per le polemiche. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo del rapporto che Jacqueline Luna di Giacomo ha con la madre Heather Parisi. La loro scelta di lasciare l'Italia potrebbe essere legata a diversi motivi, come il desiderio di allontanarsi dai fan dell'artista che spesso sanno essere molto invadenti. Jacqueline Luna sembra aver deciso di vivere gli ultimi due mesi di gravidanza in tranquillità. Gli Stati Uniti per lei sono un luogo familiare in quanto ci ha vissuto e studiato per diversi anni. La 24enne durante una diretta dal suo nuovo appartamento newyorkese ha svelato che linea educativa sceglieranno lei e il fidanzato. Avendo avuto la fortuna di crescere madrelingua americana in casa, farò lo stesso con bebè e quindi mi sono già immaginata le scene dato che chi cresce bilingue in casa lo sa si crea una confusione in testa i bimbi inizialmente, o almeno io, mi rifiutavo di parlare due lingue perché volevo parlare solo italiano perché stavo in Italia. E quello che farò con bebè sarà esattamente questo. Sembrerebbe che la coppia abbia scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per dare la possibilità al loro bambino di avere la doppia cittadinanza.